la conosciamo veramente questa sindrome fibromialgica? Hanno sviscerato diversi meccanismi, dalla disfunzione mitocondriale, ho parlato di acidosi della tessutale, ho parlato di disregolazione neurovegetativa, ho parlato di disregolazione ormonale, tutte problematiche che sono nel sommerso della malattia. Cerchiamo di essere oggi, affrontare questa sindrome fibromialgica veramente con più criterio, con più razionale, con più guardando tutte le informazioni che abbiamo, perché la fibromialgia esiste, soltanto che bisogna analizzare tutti gli aspetti, bisogna contestualizzare il tutto e cercare di trattare meglio una persona che è sofferente.